معلوم نیست چند وقت خواهی میمونی؟ یک سال، دو سال، معلوم نیست. سلام علیکم بچه ها، نامه از این طرف ها نمیاد این طرف ها؟ نه بابا، کدوم نامه؟ اصلا خوست خوست نیست. بذار یه خود رو بذار. من هم خواستم اینجا اصلا خیلی آن با حاله. Bene, americano, riprendiamo la nostra conversazione. Qual è la tua missione qui in Afghanistan? Mi chiamo William Francis Bailey, capitano di fanteria. Matricola 0546-9670. Avanti! Gabaritia! Corvo chiama Aquila. Obiettivo raggiunto, bersaglio individuato. Sono le 15:26. Piccioni tranquilli, tutto secondo i piani. 4 minuti all'azione a partire da ora, passo e chiudo. Allora, capitano, ricominciamo. Come vedi, io mi sforzo a essere paziente, ma è difficile sopportare tuo rifiuto di collaborare con noi. Noi sappiamo tutto di te. Pasha Asda, perché ti ostini a volere difendere interessi imperialistici di tuo governo? Avanti, qual è il scopo di tua missione? Chi erano i tuoi complici tra Mujahideen? Devi capire che anche mia pazienza ha limite. Tu stai rischiando molto. Ecco, ti voglio offrire opportunità di salvare tua vita. Quello che ti propongo è di imparare bene questo discorsino. Tu terrai conferenza stampa in televisione. Dirai apertamente che il governo americano non solo fornisce armi a ribelli Mujahideen, ma continua a inviare agenti e consiglieri militari per sabotare Stato sovrano di Afghanistan. Tu, fatti fottere! Figlio di puttana.
possibile che tu sei così ingenuo? Tuo governo ti ha già liquidato. Hanno dichiarato ufficialmente che non hai mai fatto parte di loro forze armate. Già, per loro sei già morto, Bailey. Ormai tu non esisti più. Non muoverebbero un dito per salvarti. Ficcatelo bene in quella testa. I tuoi ti hanno lasciato nella merda, da solo. No! Non l'abbiamo dimenticato. Oh. Fai a camminare? Sì, credo di sì. Attento! Prendi questa. Ora usciamo. Grazie. Giovegri, Sangiovegri, Agumabari! Sanconi, c'è lì con i Tamambegan! Giù! Attento dietro! Corvo chiama Aquila. Si può sapere che cazzo aspettate a venirci a prendere? Stiamo arrivando, che fretta c'è? Ehi, Corvo, mi dici come faccio a scendere in mezzo a tutto quel casino? Chiudi gli occhi se non ti piace. A quelli ci penso io. Thank you.
Ciao, Johnny. E lei che ci fa a casa mia? Mi chiamo Ken Ross. Che cosa vuole? Come va il tuo braccio? Non ha risposto alla mia domanda. Devi andare a Washington. Supponiamo che non ci voglia andare a Washington. Tuo padre ti vuole vedere. Oh. Sta morendo. No. Quanto tempo gli rimane? Non molto. Vuole parlarti. Ora. Sono contento che tu sia venuto, Johnny. Ho sentito che hai portato a termine una missione difficile. No, papà, una sciocchezza. No, non parlare, Johnny. Ascolta, invece. C'è qualcosa che devo dirti prima di andarmene. Io voglio... Papà... Ascolta, Johnny. Non temo la morte, non la temo. Ora però devo chiederti una cosa che potrà anche cambiare la tua vita. Fa quello che ti chiederà Ross. Questa missione non ha nessuna possibilità di riuscita. Nessuna. Ma tu, Johnny, tu devi farlo. Devi farlo per me. Devi farlo per riabilitare il mio onore di soldato. Johnny. Sì, papà. Voglio darti una cosa. Prendila. Mi ha servito bene. Io non ne ho più bisogno. Buona fortuna. Addio, ragazzo mio. Visto che sono io a rischiare la pelle, mi piacerebbe saperne di più. Ma certo, è un tuo diritto, Hondo. Come saprai, tuo padre era al comando delle basi militari americane in Iran, all'epoca in cui lo Shah venne spodestato. Lui non si mise subito in salvo con gli altri, voleva prima far sparire alcuni documenti segretissimi e dei materiali che non dovevano assolutamente cadere nelle mani dei ribelli. Allo scopo di depistare il nemico, fece credere che il materiale si trovasse su una colonna di automezzi diretti in Pakistan. Lui invece caricò tutto su uno school bus e si diresse oltre la frontiera afghana. Cosa? Questo prima che i russi intervenissero in Afghanistan. Era ancora una nazione libera. Arretrata, ma libera. E cos'è che andò storto? Beh, forse qualcuno tradì. Tuo padre venne attaccato e fu costretto ad abbandonare il bus. Non senza prima averlo nascosto accuratamente. Dopodiché lasciò il paese e fece ritorno negli Stati Uniti. Capisco. Il bus si trova ancora dove è stato lasciato. Esattamente. Insieme a tutti i suoi documenti e a quei materiali. E ancora oggi è intatto. Cosa c'era in quei documenti? Beh, nessuno lo sa con esattezza. Ma sappiamo di certo che è roba che scotta. Non possiamo rischiare che finisca in chissà quali mani. Dobbiamo recuperarlo. E a questo punto entro in ballo io. Mi è parsa la scelta più logica, visto che tu là ci sei già stato. E poi, come dire, è una questione di famiglia. Comunque tuo padre non agì da solo. Aveva con sé una scorta comandata dal capitano Bowie. Tornato in patria, nessuno volle credere alla sua versione. Per di più... lui era l'unico sopravvissuto di quella pattuglia. Ecco. Siamo arrivati. Oltre quella pianura c'è l'Afghanistan. Lo so. Entriamo. Ti presento gli altri. Salve. Ragazzi, questo è Johnny Hondo. Johnny, questa specie di aspiratutto è Billy Lee. Salve, Billy Lee. Ha sempre fame, ma è il migliore operatore radio che conosca. Quello è Norton, l'armiere. Non c'è arma che non conosca. E ne confeziona anche su misura. Come ti va, Johnny? Te lo dirò quest'altra settimana, quando sarò tornato. Salve, Ross. Bentornato. Grazie. Oggi sei più bella che mai, mia cara. Vieni giù, voglio presentarti Johnny Hondo. E questa chi è? Linda Kane. Benvenuto a bordo. Grazie.
Linda è un elemento molto prezioso nel nostro gruppo. Senza di lei questa operazione non sarebbe stata possibile. Qual è il suo incarico? Diciamo che sono responsabile delle pubbliche relazioni. Conosce un sacco di gente influente a Washington e conosce tutti qui. Non avremmo potuto sdoganare neanche un accendino senza di lei. Ma ci occuperemo dei dettagli più tardi. Perché non ti riposi un po' intanto? Vieni, ti accompagno ai tuoi appartamenti. Di qua. Ci vediamo alle 23 in punto. Bene, se ti serve qualcos'altro. No, ho solo bisogno di dormire un po'. Ti ringrazio. Abbiamo un po' di tempo. La riunione è tra due ore. Mi basteranno per riposare. L'elicottero è pronto a decollare. Aspettiamo solo che ci diano il verde. Ecco, questa è la zona in cui dovrebbe trovarsi il bus. Come fai ad essere sicuro che il bus sia ancora là? Diglielo, Linda. Ho esaminato delle foto scattate dai satelliti 2 settimane fa. Ti posso assicurare che è ancora lì. Ehi, gente! Che c'è, Billy? Ho avuto il rapporto meteo. Dice che ci sarà una schiarita tra una mezz'ora al massimo. Bene. È il segnale che stavamo aspettando. Hanno trovato un corridoio nello spazio aereo nemico, il che significa che dobbiamo muoverci, e subito anche. D'accordo. Come va l'equipaggiamento? È a posto. Molto bene. Fammi controllare. Ho messo tutto. Fucile d'assalto, Heckler, granate, esplosivi, pistole, plastica. Va bene, non perdiamo altro tempo. Sono certo che Johnny li conosce, i tuoi giocattoli. Tutto a posto? Hai fatto un buon lavoro. Grazie, Norton. Avverto il pilota che stiamo per arrivare. Pronti? Buona fortuna. Ah, merda. Che succede? Se dai un'occhiata al radar lo capisci. 2 MiG russi stanno per darci il benvenuto. Mi dispiace, ma devo fare marcia indietro. Dobbiamo rinviare la missione. Sono solo io quello che decide se la missione va rinviata o no. Forse non lo sai, amico, ma quelli sono aerei da combattimento. Se ti metti con quelli, sei fottuto. Questo qui è soltanto un bidone. Non abbiamo nessuna possibilità. Non so se ho reso l'idea. A che distanza ci troviamo dall'obiettivo? Non ne ho idea. 60 o 70 miglia. Ok, mi butto. Ma sei impazzito? Che ti salta in testa? Non puoi farcela. Meglio che stare in questa scatola di sardine. Ci vediamo. Oh, Cristo. Io ne ho conosciuti di matti. Ma questo li batte tutti.
Se è ancora vivo, dovrebbe chiamare. Stando al pilota, si è lanciato in questa zona. L'elicottero ha dovuto tagliare la corda. E lui si trova ancora molto lontano dall'obiettivo. Quante possibilità credi che abbia? Nessuna. Questa attesa mi sta facendo impazzire. Accidente! Perché non chiama? A che ora era fissato il contatto? Alle 10.00. Beh, ha soltanto 2 ore di ritardo. Forse se n'è scordato. A non dire stronzate! O forse ha perduto la radio. O forse l'hanno già fatto fuori. E così addio missione. Andiamo, piantatela. Johnny sa quello che deve fare. I berretti verdi, la guerra ce l'hanno nel sangue. Dacci un taglio, tesoro, altrimenti penseremo che ti sei preso una cotta. Taci, cretino. Ehi, c'è qualcosa! Asso chiama Fiori. Asso chiama Fiori. Asso chiama Fiori, basso. È lui. Asso chiama Fiori, mi sentite? Basso. Ti sentiamo, Asso. Forte e chiaro. Perché questo ritardo? Passo. In indiani sul sentiero di guerra. Sono un po' fuori pista, ma proseguo. Passo. Ricevuto, Asso. Ok, confermare partita per domani. Passo. A domani. Stesso tavolo, stessa posta. Passo e chiudo. Bene. Almeno sappiamo che è vivo e che la missione procede. Da questo momento può accadere qualunque cosa. Nessuno può sapere come andrà a finire. Voglio che tu sia preparata ad ogni eventualità. Non possiamo permetterci nessuna sorpresa. Niente deve essere lasciato al caso. Naturalmente, capo. Dio solo sa come reagirà quando scoprirà di che si tratta. E non credi sia possibile trovare un accordo? Non è così facile con lui. Cosa vuoi fare allora? Gli ho detto che si trattava di una missione ufficiale. Ma dal momento che non lo è, non dovremo ritenerci responsabili di qualcosa che non è mai accaduto.
Non spara, americano, non spara. Capitano Bowie mi ha insegnato tua lingua e canzoni. Mi piace musica americana, boss. Bene, se ti piace la musica, allora andiamo d'accordo. Ma adesso parlami un po' del capitano Bowie. È vivo? Lui prigioniero. Vivo, ma prigioniero. Prigioniero di chi? Amin Rakami. Lui comanda queste montagne, tipo un po' matto nella testa. Lui combatte contro tutti, russi, afghani. Dice lui essere indipendente. Come ti chiami? Kabir, boss. E lei? Sta sempre zitta? Lei, Rawa. Mia sorella, lei non parla inglese e non parla uomini. E tu, da che parte stai? No, russi. Male. Bruciato villaggio. Ucciso tutti quanti. Soltanto io e Rawa vivi. Lo sai cosa c'è oltre quelle montagne? Certo, boss. Campo di Amin Rakami. Lì c'è il capitano Bowie. E anche sergente americano, e anche prigionieri russi. Tu vieni a liberare capitano Bowie? Sì, più o meno. Dista molto il campo da qui. A piedi 6 giorni, con cavalli solo 2 giorni. Se tu bisogna cavalli, noi aiutiamo e tu aiuta noi, ok? Beh, dipende. Che cosa vuoi? Tu porti noi America. Io voglio diventare cantante, grande rock star, boss, ok? Certo che hai le idee chiare, tu. Ok, ti do la mia parola. Tu mi dai una mano a procurare i cavalli e io ti porto in America. Anche Rawa? Sì, anche Rawa. Vieni, ti porto ai cavalli. Ma sono tuoi? Sì, tu prendi quello. Segui me, boss. Asso chiama fiori, passo. Asso chiama fiori, mi sentite? Asso chiama fiori, mi sentite, passo. Ci siamo, l'ho beccato. Asso chiama fiori, mi sentite? Passo. Qui fiori, ti ricevo. Resta in ascolto, ti passo il capo. Dammi la tua posizione. All'incirca 67 est, 33 nord, passo. Come diavolo ci sei arrivato? Indiani non tutti cattivi. Passo e chiudo. Vieni qui, Kabir. Sai leggere una mappa? Beh, qualche sì e qualche no.
Sto cercando una strada che vada da qui a qui. Ne conosci una? Hai bisogno di qualcosa, dolcezza? Provami, vedrai, ti piacerà. Oh! Anche questo villaggio incendiato dai russi. Vedi, è rimasto niente. No, qualcosa c'è ancora, capito? Kabir, ora dimmi dov'è il capitano Bowie. Non lontano. Ti porto? Questo campo di Amir Khan. Stai molto attento, boss. Vieni a sua barba ciopete. Io sono un po' così. Fare chi è chi è? Vuoi a chi è, Enrico? Fare chi è? Io sarò ciò ai piano. Accidenti, boss. Qua in vista. E nacchia! No, scusate, no! La sto facendo davanti! Vecchiremi su! Niotnia! Cosa sei venuto a fare qua su mie montagne, americano?
a prendere il capitano Bowie. Capitano Bowie? Allora forse potrai dirmi tu quello che non ha detto a me capitano Bowie. Non so di che cosa stai parlando. Sono venuto qui solo per prendere il capitano Bowie. Tu lasciaci andare. In cambio ti prometto che avrai armi per combattere i tuoi nemici. Tutte le armi che vuoi. Non mi servono armi. Non mi serve aiuto di nessuno. Io sono Amir Rakami. Queste montagne appartengono a me. Io sono capo qui. Io combatto iraniani, russi, tutti quanti. Adesso, americano, vuoi dire a me cosa sei venuto a fare qui? Rawa! Ma via! Non morire, non lasciarmi, Rawa! Rawa! No! Ma via! Va con l'americano, vattene! Va, ti prego, vai! Oh, vai! Boss! Presto, scioglimi, capito? Ok, boss. Aspetta, c'è un coltello lì, prendilo. Andiamo. Oh, Cristo. Era bella tua sorella. Sì, ora sono rimasto solo. Mi dispiace capire. Sta giù, eroe. Non vorrai che la tua tribù si estingua. Vieni! Vicino ai cavalli, boss, di qua. Caricatore. Thank you.
capitano Bowie e altri sono laggiù. Reggi questo. Chi di voi due è il capitano Bowie? Sono io il capitano Bowie. E tu chi sei? Rimandiamo le presentazioni a dopo. Sigaretta? Ah, sì, grazie. Sono il sergente Johnson. Dove? E quelli chi sono? Prigionieri, come noi. Russi. Grazie. Давайте мне папирос, пожалуйста. Salve, capitano. Ciao, Sergio. Ah, Kabir. Ciao, piccolo. Ho portato io qui, boss. Bravo, Kabir. Ecco, ho portato anche questo. Non scordare che hai promesso di portarmi in America, eh? No, che non me lo scordo. Оставляйте нас. Я хочу идти домой. Vieni, товарищ. Tutto okay? Potete camminare? Certo che possiamo. Non abbiamo fatto che riposare in questi mesi. Giusto, sergente? Io che giusto, capitano. Anzi, non vedo l'ora di togliere il culo da qui. Bene. Allora muoviamoci. È già tardi. Aspetta. Non mi hai ancora detto chi diavolo sei. Johnny Hondo. La tua curiosità è soddisfatta? Cosa? Mi dirai che tu sei il figlio del generale Hondo? Sì. Sì. Bene, bene. Ora comincio a capire. Ti ha mandato tuo padre? Mio padre è morto. Non ti ha mai parlato per caso? Voglio dire, ti ha raccontato niente prima di morire? Cosa doveva raccontarmi, capitano? Niente, non importa. Avremo modo di riparlarne ancora. Hai ragione, meglio muoverci. Asso chiama fiori, asso chiama fiori, passo. Mingo, ho trovato l'ago nel pagliaio. Mi sentite fiori? Passo. Congratulazioni, Hondo. Passo. Ho tre persone con me. Due sono vecchi amici e sono ansiosi di rivederti. Passo. Che cosa vorrà dire? Forse ha trovato dei prigionieri. E cosa vuole, una medaglia? Mi dispiace, asso. Ci sono perturbazioni meteo. Vostro recupero... Impossibile, passo. Come sarebbe a dire? I russi hanno lanciato un'offensiva presso il confine ed è impossibile per noi venirvi a prendere. Mi spiace, passo e chiudo. Oh, merda. Ehi, sergente. Avresti mai creduto di rivedere un giorno quel fottuto autobus? No, di sicuro. Mi fa un certo effetto. Cosa ti fa essere così sicuro che lo farà? Conosco il tipo. No, non preoccuparti, Linda. Riuscirà sicuramente a tirarsi fuori da quella trappola. Questa missione è troppo importante per lui. Farà l'impossibile per recuperare quelle cassette. Lui ha ancora dei principi. Crede in stronzate tipo l'onore. Conclusione? Conclusione, sono convinto che si trascinerà dietro quel bus a costo di caricarselo sulle spalle. Vorrei esserne altrettanto sicura. Io lo sono.
ti prende, oh, qualcosa non va. Ci hanno piantato in asso. Sembra che i russi abbiano iniziato un'offensiva. Ce la caveremo da soli. Avrai già un'idea, immagino, di comandarcene da qui. Pensavo di utilizzare quello. Quel bus? Neanche parlarne. È fermo lì da anni, quello non lo muove neanche una cannonata. Non fare il pessimista, sergente. Io trovo che sia una buona idea usare quel bus. Merda, ma come lo devo dire? Quello è solo un mucchio di ruggine, nient'altro che un ammasso di ferraglia. E andiamo, sergente. Tu sei sempre stato un mago coi motori, adesso perché non dovresti riuscire a far partire anche quella carriola? Ma come cazzo faccio senza pezzi di ricambio e una batteria nuova? C'è un villaggio qui vicino. Lì troveremo tutto quello che ci serve. Oh, ma sicuro che lo troveremo. E troveremo di sicuro anche qualche mitra a darci un caloroso benvenuto. A volte sei troppo pessimista. Perché non provare, sergente? Noi vediamo di procurarti i pezzi e tu vedi di far funzionare quella carretta. Cristo, ma l'avete guardato bene, eh? Quel cesso lì non lo vorrebbe neanche uno sfasciacarrozze. Quel cesso lì, come lo chiami tu, ci porterà fuori di qui. No, no. Vi siete fumati il cervello tutti e due. Punto primo, solo un miracolo potrebbe farlo muovere. Punto secondo, se anche ci riuscissimo, basterebbe uno sputo farlo fermare. Non ce la faremo mai ad attraversare 70 miglia in territorio nemico. Per me vale la pena tentare, sergente. Ad ogni modo, siete liberi di scegliere. O state con me, oppure da soli. Oh, ma ci sta anche lui, è ovvio. Lo faremo funzionare, quel bus. Non è vero, sergente? Ma sì, ci scommetto le palle che ce la faremo. Magari con un paio di calci. Allora è fatta. Ehi, un momento, non ho ancora finito. Che c'è ancora? C'è che io voglio una batteria, gomme nuove, candele, calotta e magari l'aria condizionata. Thank you.
Madonna! Dai, smetto, salta su! Che ti prende, capir? Lo sai che non possiamo portarlo con noi! Non c'è tempo, sbrigati! Avanti! Attenti! Ma che aspettiamo? Vai, vai! Capir, andiamo! Forza, muoviamoci. Maledetto cambio. Rotto fattuto, vuoi entrare? Ci siamo, gente! Si parte! Ehi, possiamo dire di avercela fatta, no? È ancora presto per dirlo. 20 litri di benzina non ci bastano per arrivare al confine. Puoi giurarci? Chi di voi sa dov'è una pompa di benzina? Ehi, capir? Benzina. Ci serve benzina. Solo russi hanno benzina. Che facciamo allora? Tu tieni gli occhi sulla strada, sergente. Forza, dai gas e vediamo cosa vale questo bidone. Tenetevi forte! Che i freni funzionino. Gliela facciamo vedere, boss? Ah. Ok, grazie, capito. Ora posso fare da solo. Thank you.
abbiamo una jeep sulla destra. Ah, figli di puttana! Voi reggetevi! Ci penso io a quelli, state a vedere! Reggetevi forte! Дайте мне дома. Прикащите после таликоптер. Я хочу тапер. Так, мы сделаем расчет. Benzina? Siamo a secco quasi. Secondo la mappa c'è una base militare a poche miglia da qui. Avranno sicuramente della benzina. Che cosa? Non direi sul serio, vero? Secondo te noi ci presentiamo lì e diciamo fateci il pieno? Noi abbiamo un vantaggio. Sentiamo, quale sarebbe? Sono curioso anch'io. Quale vantaggio? Che loro non ci stanno aspettando. Vuoi scommettere che non se l'aspettano? Ma cosa ti fa credere che si lasceranno derubare da te? E chi ha parlato di rubare? Ho la mia carta di credito. È soltanto una piccola guarnigione. Ho contato, sì e no, 2 dozzine di uomini. Un gioco da ragazzi. Beh, dipende da come la prendono loro. No, grazie. Vuoi attaccare questa notte? No, troppo buio. Non conosciamo il campo. Ci muoveremo all'alba. Qualche domanda? Allora controllate le armi. Дайте мне знать, где еликоптер. Жалко, товарищ лейтенант. Наш еликоптер все сняты. Я хочу вашего главного. Здесь лейтенант Игорь Бродский. Вот спецназы! Ehi, ci siamo quasi. A che distanza siamo? Meno di 300 metri. E allora accelera.
Inferno! Penso alla benzina! Tu copri! Gran figlio di puttana! Ce la fai, sergente? Sì, sto benone. Dammene una. Sta giù, capito? Sì. Ottimo lavoro, sergente. Dammi la tanica! Ok, Bowie. Andiamo. Canno! Andando a fuoco! Forza con quella coperta, capito? Abbiamo appena intercettato un messaggio dei russi. Alcuni terroristi a bordo di un autobus hanno attaccato una guarnigione militare per rifornirsi di benzina e ora si dirigono verso la frontiera con il Pakistan. Tu pensi che sia Hondo? Ma certo, e chi altri se no? Che mi venga un colpo. Ma allora ce l'ha fatta. Aspetta un momento, non è da solo. Chi sono gli altri? Di questo ci occuperemo a suo tempo. Ross, saresti disposto ad ucciderlo per ottenere quello che vuoi? No. Un accordo si può sempre trovare. Ce n'è abbastanza per tutti quanti. Non è il tipo da farsi comprare.
Sembra tutto tranquillo là fuori. Non si vede anima viva. Tutto ok? Dovrebbe mancare molto alla frontiera, vero? Già. Adesso sta buono, ti ammazzo come un cane. E così era qui che l'aveva nascosta il tuo vecchio. L'avrei scommesso. Una parte del tesoro dello Shah, una piccola fetta. Stavamo cercando di portarlo al sicuro fuori dall'Iran. E tu volevi tenertelo? Sì, era proprio quello che avevamo in mente. Ma quell'onesto idiota di tuo padre la pensava diversamente e lo nascose. L'unica ragione per cui sono rimasto in questo paese di merda è stata la speranza di ritrovarlo. Poi purtroppo ci siamo fatti fregare. Siamo stati catturati da Amir Rakami. Ma chi l'avrebbe mai detto? Che sarebbe stato proprio il figlio del vecchio a consegnarmelo. A quanto pare i russi vogliono renderti la vita difficile. Muoviti! Metti in moto! Sistemo io quel bastardo! Vai, ci sei! We'll be right back.
Dio, bastardi. Dai, andiamo! Muoviamoci, sta fermo. E vai al volante. Sono stati segnalati a meno di 5 miglia dal confine. Sembrerà strano, ma stanno arrivando in autobus. Bene, andiamo a riceverli. Ehi, aspetta, vengo con te. Ehi, ce l'abbiamo fatta! C'è una jeep che ci aspetta! Ferma qui. Fermati, ho detto! Fuori! Avanti! Fuori dai piedi, prima che ci ripensi! Uscite! Vieni, Kabila. Andiamocene. Tu cosa vuoi fare, sergente? Eccoli là. Ma che ci fa con un bambino? Chi può sapere cosa stai aspettando? Guida o togliti dai piedi! Adesso cosa facciamo, Ross? Non posso crederci, non è possibile. Soldi, fatica, tutto in fumo. Proprio quando stavo per diventare ricco. Ross, finiranno per ammazzarli. Sono quasi dalla nostra parte, dobbiamo dargli una mano. Ok, tiriamoli fuori di là. Su, sali. Rallenta un po', Ross. La verità. Tu sapevi cosa c'era in quel bus? È naturale. Era solo il tesoro che volevi, nient'altro. Hai afferrato il concetto. Non te la sarai mica presa, vero? No, non molto. Senza di te avrei sempre avuto dei dubbi su mio padre. E poi ho trovato un amico. Ti presento Kabir, una futura rockstar. Dico bene? Sì, ma ora tuoi amici sono due, boss. Eh? Hai dimenticato mio cavallo!